Buongiorno, non è un buongiorno, vero? Sono un po' triste, lei vuole il latte, giustamente, dice a me non me ne frega niente dei tuoi buongiorno ogni volta, io voglio solamente il latte. Il dito nel naso no, eh? Comunque raga, buongiorno intanto, gli sto dando da ieri il granarolo, io ho dato ieri una volta, adesso di nuovo. Per fortuna è andata tutto bene, quindi adesso posso proseguire a darglielo una volta al giorno. E sto riscaldando il latte, mamma, freddo non lo puoi bere. Va bene, io adesso gli do il latte e poi ci vediamo fra un po'. Ti piacciono? Ragazze, stamattina dai biscotti sono passate alle fette biscottate con Emma. Aspetta, mamma, così piano piano con la marmellatina. Sei contenta? Si sta leccando la marmellata, la monella. Comunque, una se l'è già più o meno mangiata un po' la sfudata, un po' così, quindi sta imparando. Così voglio fargli fare anche a lei una colazione piuttosto sana. Poi quando, ovviamente, ogni tanto gli darò i biscotti, quindi gli do queste baby fette 3 con questa marmellata che ho trovato ieri, che vi ho fatto vedere, 100% frutta, quindi solo zuccheri della frutta d'uva, non c'è nulla all'interno. Aspettate che metto a fuoco. Allora, albicocche, zucchero d'uva, gelificante, pecchettina di frutta. Ecco qui. Ovviamente non è che la bambina riuscirà a mangiarsi tutto questo contenitore, quindi dopo un po' di tempo è ovvio che. Dicevo, dopo un po' di tempo è ovvio che la devo consumare, quindi la proverò anch'io, anche se già so che non mi piacciono queste marmellate a me perché senza zucchero sono pessime, però vabbè, ciamma fa, ci dobbiamo accontentare. Io stamattina mangerò biscotti, no, perché ieri ho mangiato le fette, quindi stamattina biscotti, quindi il latte già l'ho preparato, l'ho messo nella tazza, sto facendo mangiare i cani, stamattina ho iniziato un po' in modo frenetico. Auguri a tutti i nonni, lo so, lo metterò dopo il video, però intanto vi faccio lo stesso gli auguri. Allora ragazzi, finalmente colazione pronta, il classico, 5 biscotti ai cereali, latte e caffè stamattina, cioè stamattina, tutte le mattine latte e caffè, però ho aggiunto un cucchiaino di caffè, quello lì in polvere lì, quello solubile, perché avevo finito il caffè, mi scocciavo di farlo e ho aggiunto quello. Buona colazione, ci aggiorniamo dopo. Allora ragazzi, noi stiamo scendendo, voglio andare a prendere qualcosa ai miei genitori per la festa. Ah, non è un capello. Stavo dicendo, voglio prendere qualcosa ai miei genitori per la festa dei nonni. Mi sono portata le foto di Emma, che se trovo il cupo gli farò quello. Saluta, di auguri nonni, auguri a tutti i nonni. No, no, Ciao. allora, queste sono le cornici che ho preso i miei per la festa dei nonni, Bellissime. con le fotine di Emma. Auguri ai Bellissime. Ciao, nonni. grazie. Lei non so, vabbè, che ne sa, giustamente, ancora piccola. Ancora piccola. Allora, ragazze, sono a casa e sto facendo lo spuntino. Ho tagliato una banana, una mela e una prugna, sempre divisa per due con la mia principessina. Emma, Emma, ti piace lo spuntino light? È sano? Allora ragazzi, oggi sto KO io, mi sento uno schifo, ho mal di gola, mal di testa, sensi di vomito, insomma di più, di tutto e di più. Non mi sto sentendo tanto bene, quindi non lo so oggi cosa riuscirò a registrare. Di certo è che se si toglie la nausea mi mangio ovviamente i legumi, altrimenti mangerò un po' in bianco perché non vorrei che poi sto male. Per ora mi faccio lo spuntino. E vorrei prendere un po' di Oki per i mal di testa. Ho paura che poi vomito, però che devo fare? L'unica cosa che mi fa passare i mal di testa è nulla. Ora mangio. Abbiamo iniziato il periodo delle influenze, purtroppo. È uno stress ogni anno, uno stress. È bello l'inverno che fa freddo. Oddio, adesso fa ancora caldo qua. Però ogni anno è uno stress. Influenza, febbre, si sta sempre male, mal di testa perché il tempo è strano, insomma. Che dobbiamo fare? Bene, ragazzi, continuo il mio spuntino e ci aggiorniamo dopo. Allora, ragazze, Emma si è appena addormentata, è mezzogiorno preciso. Io adesso ne approfitto per pulire e nel frattempo cucino. Allora, cosa mangerò oggi? Adesso lo andremo a scoprire. Oggi è un pranzo molto molto semplice perché voglio prepararmi del riso.
questo qui integrale, un 70 grammi di riso e mangerò le lenticchie. Le lenticchie sono queste qui, ve ne avevo già parlato, mi sembra, della Bonduella. Io pensavo che erano della Valfrutta, no? Sono della Bonduella. Aspettate che giro la videocamera. Allora, eccole qui, le lenticchie della Bonduella sono cotte al vapore. Quindi adesso vado a mettere le lenticchie in una pentola. Eccole qui, vedete come si presentano? Io le ho già mangiate le lenticchie di questa marca e sono strepitose. Poi vado ad aggiungere un po' di acqua. Utilizzo l'acqua della bottiglia perché queste lenticchie le mangerà anche Emma e quindi quando posso evitare almeno utilizzo l'acqua della bottiglia. Ok, le lascio con 5 minuti, dopodiché aggiungiamo il riso. Allora ragazze, nel frattempo ho messo a fare 3 peperoni alla griglia sulla piastra per stasera perché li devo consumare. Allora ragazze, 70 grammi di riso integrale, l'ho già pesato, io utilizzo questo qui. Il riso della Gallo Blonde che vi ho fatto vedere prima. Le lenticchie stanno cuocendo, lo vado a versare e aspettiamo i 10 minuti finché non si cuoce. Allora ragazze, pranzo ultra semplice, riso con lenticchie bollite, ho messo solo un cucchiaio di olio e due carotine per accompagnare. Allora, come dicevo, pranzo ultra semplice, non ho fatto nulla di particolare oggi perché non mi andava, ripeto, sto un po' così che non mi sento. E ho fatto tutto molto di fretta, quindi ho bollito semplicemente le lenticchie, ho buttato il riso e mangerò due carote per accompagnare. Ve le consiglio queste lenticchie della Bonduelle perché sono buonissime, semplici, veloci, già pronte. Dovete solo comunque, io le faccio bollire un pochettino per una maggiore sicurezza, però sono già pronte anche per esempio per fare un'insalata, non so come volete le mangiate alla fine. Quindi un pranzetto super super veloce. Adesso mangio nell'attesa che si sveglia Emma perché poi anche a lei le farò il suo riso con le lenticchie che gli ho lasciato da parte. Ovviamente gliele frullo. Ci vediamo più tardi con appunto lo spuntino. Allora ragazzi, ecco qui, vi volevo far vedere, praticamente ho frullato le lenticchie ad Emma nel passino, nel frullino quello lì elettrico che uso di solito. Lei nel frattempo sta mangiando anche la grana a scagliette gli ho dato con il suo baby riso e questo è un pranzo comunque bello completo. Ovviamente se volete poi aggiungere vicino delle carote, non so se gli volete fare delle verdurine bollite. Io per esempio oggi ho fatto così, solo il riso con le lenticchie e poi vicino ho mangiato un po' di grana. Ve lo sto dicendo perché spesso, sono tutta sporca di grana, spesso mi chiedete cosa mangia Emma, se vi faccio qualche video ricetta, ma in realtà Emma mangia attualmente ciò che mangio io, cioè a grandi linee ovviamente, perché per esempio se io mi cucino pasta e zucchine, è ovvio che le zucchine le faccio anche per lei, perché tanto comunque io le mangio bollite e non fritte. Pasta e zucca lo stesso. Se mi cucino per esempio il petto di pollo, metto un pezzettino a lei da parte e glielo frullo con delle verdurine vicino. Lei mangia sia frullato che ovviamente a pezzetti. Avendo però pochi denti, è ovvio che alcune determinate cose, tipo la carne, perché lei ha i denti solo davanti, comunque gliela frullo ancora. Mentre le verdurine, ti piace, mamma? Ho scoperto che gli piacciono le lenticchie. I ceci un po' meno, devo dire la verità. E nulla raga, io mo vi lascio e poi continuiamo a parlare di questo argomento cibo dei bambini perché è molto interessante. Poi ognuno fa il suo tipo di svezzamento. Io l'ho fatto molto a rilento, infatti Emma adesso sta iniziando a mangiare quasi tutto, però molto molto lentamente. Mi sto trovando, devo dire, molto molto bene. Con il latte sta andando bene. Ovviamente un solo biberon di latte al giorno, gli sto dando di granarolo alta qualità con l'acqua dentro, quindi allungato con l'acqua umana. Per il resto, diciamo altre due volte perché lei lo prende la sera, la mattina, un po' durante il giorno, o a volte metà mattina. Per esempio, oggi non l'ha preso proprio, solo stamattina. Quindi, sicuramente nel pomeriggio ne vorrà un pochettino e gli do quello lì in polvere. Per ora farò così. Poi, più avanti, ovviamente, la passo direttamente al latte liquido e quindi sta andando tutto bene. Io la faccio mangiare e ci vediamo dopo. Emma, ti piace questa pasta e lenticchie? Questo riso, scusa? È buono? Tutti i bimbi devono mangiare le lenticchie, vero? Ciao! Allora ragazze, Emma ha mangiato, noi siamo in cameretta. Io volevo parlare di un libro che abbiamo preso ad Emma, che gli ha regalato mio fratello. È veramente fantastico questo libro. Lei ne ha tantissimi, sono uno più bello dell'altro. Ma questo qua in particolare, lei lo adora e secondo me è adatto proprio per fargli imparare
come dire, il tatto, ecco, perché questo libro va comunque toccato. Ora ve lo faccio vedere comunque. Sinceramente volevo fare una recensione sul secondo canale, ma non mi va, quindi ve lo faccio vedere qui. Si chiama Il mio primo carezza libro. Costa intorno, lo trovate anche su Amazon, eh? Costa intorno 9,50 euro, quindi intorno alle 10 euro. E non so che marca è, qua dice usborn.it, usborn, non lo so, vabbè, vedete voi. Comunque all'interno trovate, vi faccio vedere, lo muovo piano piano, vedete il coccodrillo è di pelle, si sente la pelle, anche gli stivali se si tocca è morbido. Poi c'è il pinguino che ha pelusciato, poi qui di nuovo in pelle la fragola, la luna, guardate, è argentata col camion, ed hanno tutte queste cose che i bambini possono toccare e appunto, come dire, sfruttare, imparare il tatto. Ecco, adesso non mi so spiegare bene io perché sapete, non è che so parla bene. Qua c'è la lana per la nuvola e poi dietro ci sono tutte le frasi, la fragola rossa, gli stivali gialli, insomma, e così via. Comunque io ve lo voglio consigliare, non è una pubblicità, non è una collaborazione né niente, ve lo voglio solo consigliare per i vostri bimbi, perché veramente io mi sono innamorata di questo libro. Poi ne ho un altro che io ho comprato ultimamente, questo è per i bimbi un po' più grandi, sono primi libri sempre tattili, dove trascini e scopri, cioè nel senso che il bambino deve trascinare, però questo è per i bimbi un po' più grandi. E deve trascinare le cose. Qui dietro c'è il prezzo, io l'ho pagato scontato 8 euro, però sui 9,50. Comunque, se vi interessa, evidentemente, cioè a voi vedere vari libri, io ne ho tantissimi. Se volete, vi faccio dei video sull'altro canale dove parlo appunto dei vari libri che ho per bambini e ve li faccio vedere tutti dalla prima all'ultima pagina. Questo ve l'ho fatto vedere, ve lo consiglio. Qui ne ho ancora un altro, anche molto molto carino. Quindi fatemi sapere voi se vi interessa, io sul secondo canale vi faccio per ogni libro un video, ve lo faccio vedere completamente. Allora ragazze, per lo spuntino mezza banana, due prugne piccole e qualche noce. Io purtroppo il telefono scarico, quindi ci vediamo poi direttamente più tardi. Comunque oggi ho aggiunto un po' di noci perché per mangiare qualcosina di croccante, perché desideravo qualcosina da masticare proprio, da sgranocchiare, ecco. Allora ragazze, finalmente ora di cena. Allora, ho grigliato i peperoni e li ho spellati e adesso li vado a tagliare in piccoli pezzettini e poi aggiungo le due uova. Allora, vado ad aggiungere le due uova. Ecco, ne ho già distrutta una, benissimo. Ok. Allora, adesso vado a tagliare i peperoni. Faccio dei piccoli pezzettini. Poi aggiungo un po' di sale e un po' di pepe. Voi potete aggiungere anche le spezie, prezzemolo, insomma quello che preferite di più. Ok, vado a sbattere tutto con una forchetta e poi in una padella bella bollente, antiaderente, mi raccomando, altrimenti non riuscirete poi a girarlo. Vado a versare questo compostino e speriamo che venga buono. Ok, vado a versare e poi fra qualche minuto andiamo a girare insieme. Allora, la vado a girare, l'ho prima staccata ovviamente con questa. Adesso mi aiuto con un coperchietto per girare. Ecco, non si staccò più. No, si stacca. Io la faccio sempre ben cotta, ricordate, perché non amo le uova, quindi la faccio cuocere tantissimo. Ok, altri 2 minuti e penso che sia super cotta. Allora ragazze, ecco qui la mia fantastica frittata carbonizzata. No, vabbè, non è che è proprio bruciata, però è ben cotta perché a me piace così. E nulla, io vado ad assaggiare. Oggi è stata una giornata di quelle proprio noiose, il telefono mi sta abbandonando. Vado ad assaggiare insieme a voi, vi dico se è buona o meno. Vi dirò, non è male. Certo, non è come la frittata di patate, ultra buona, ultra saporita, però non è male. Pensavo peggio, sinceramente. Mi sa che già l'ho fatto una volta, però
La frittata più buona che ho fatto, mi sa che con i carciofi, viene la fine del mondo, quindi fatela, bollite i carciofi con due uova, buonissima. Comunque, si può mangiare. Dopo penso che mangerò un frutto, una mela, perché non ho tantissima in casa, la banana di sera no, quindi penso una mela e una prugna. E nulla ragazzi, io vi auguro una dolce notte, anche questa giornata è passata, abbastanza bene, dai, alla fine, anche se non mi sono sentita in forma, però ce l'abbiamo fatta a superare un'altra giornata di dieta. E vi auguro una dolce notte, vi aspetto domani sempre sul mio canale con un nuovo video. Un bacio e a domani, ciao!